Devo dire che abbiamo avuto una discussione molto positiva. Io ringrazio tutti i consiglieri per gli interventi che ci sono stati, che dico con sincerità rappresentano un punto di partenza importante per quello che noi dobbiamo fare. Io voglio fare una considerazione iniziale, perché l'atto di oggi, la norma che è stata approvata in finanziaria e poi il patto che noi dovremmo firmare con il Presidente del Consiglio, sono un atto politico molto importante per il futuro della città e non solo, perché questo atto politico ha un valore molto importante anche per tutto il Sud, che noi dobbiamo ricordare che Napoli ha un valore dal punto di vista delle sue azioni che si riverbera su quelle che sono le politiche nazionali rivolte a tutto il Mezzogiorno e a tutti i comuni, tutti gli enti locali del Mezzogiorno che si trovano in condizioni di bilancio molto difficili. Io credo che però in questa azione che noi conduciamo e che noi condurremo dobbiamo avere una responsabilità ma anche una consapevolezza. Noi veniamo da anni molto difficili, che sono stati anni anche caratterizzati da una politica nazionale, e questo lo dobbiamo dire perché io l'ho ripetuto al Presidente Draghi, l'abbiamo ripetuto al Ministro Franco, una politica che ha molto penalizzato gli enti locali, perché negli ultimi anni ci sono stati tagli sugli enti locali, sui comuni essenzialmente, che sono stati in misura superiore rispetto a quella che è avvenuto per altri enti locali. E gli enti locali sono le strutture di prossimità che erogano i servizi ai cittadini, quindi penalizzare gli enti locali significa penalizzare in maniera diretta i cittadini. E sicuramente il Comune di Napoli ha sofferto di questa situazione. Però dobbiamo anche avere una consapevolezza che noi siamo in predissesto, credo, dal 2013. Dal 2013 abbiamo il massimo delle aliquote che sono state imposte, quindi abbiamo una 0,08 dell'IRPEF che è stato, sottratto alle tasche dei napoletani, per utilizzare un'affermazione che è stata fatta durante questo dibattito. E in questi anni di predissesto il Comune di Napoli ha accumulato un incremento del debito di circa 300 milioni all'anno, quindi aumentando il proprio deficit di 300 milioni all'anno. Ha avuto una serie di finanziamenti da parte del Governo nazionale, essenzialmente prestiti, bisogna dire, che ovviamente non solo hanno aggravato la situazione del debito, ma hanno innescato un meccanismo di incremento del debito legato poi alla maturazione degli interessi. Cioè noi oggi abbiamo un debito che è costituito non tanto dal capitale, ma molto dagli interessi che noi dobbiamo versare. A fronte di un'azione sulla riscossione e sulla dismissione del patrimonio, malgrado gli impegni assunti dal Comune, che è stata un effetto vicino a zero, cioè non c'è stato nessun miglioramento della riscossione, nessuna valorizzazione del patrimonio. Questa azione, questo che è successo, oltre a portare il debito da 2 a 5 miliardi, perché questo è successo, ha completamente eroso il capitale di fiducia che nelle istituzioni nazionali c'era nei confronti del Comune di Napoli. Cioè, perché quando qualcuno deve investire qualcosa, non solo c'è bisogno di quelle che sono il capitale materiale, cioè i soldi, ma c'è anche un capitale fiduciario, perché qualcuno che ti dà quei soldi deve essere convinto che quei soldi che ti dà siano utili per raggiungere un obiettivo. Allora, in questo periodo, da un lato abbiamo aumentato enormemente il debito, dall'altro abbiamo chiaramente depresso l'economia, dall'altro ancora abbiamo perso qualsiasi fiducia delle istituzioni nazionali
nei confronti del nostro comune. Perché faccio questa considerazione? Perché l'investimento che è stato fatto dal governo nazionale sul comune di Napoli, perché questo non è un investimento che è stato fatto sul sindaco Manfredi, l'investimento che è stato fatto sulla maggioranza, questo è un investimento che è fatto sulla città e il beneficio ricadrà sulla città, perché noi serviamo un'istituzione per un periodo, poi quello che resta è l'istituzione, non quello che facciamo noi. Questo investimento non è solo solamente il 1.300.000.000 che ci è stato dato, l'investimento che è più, ancora più importante, noi sappiamo quanto ci è costato, è il ritorno di una fiducia da parte delle istituzioni nazionali nel governo sulla possibilità del Comune di Napoli di poter fare buona amministrazione e poter uscire da questa situazione, che è una situazione inaccettabile per la terza città d'Italia. Perché altrimenti si sarebbe potuto benissimo dire noi non facciamo niente, che significava il giorno dopo dichiarare il dissesto, perché il comune è tecnicamente in dissesto, non è stata mai approvata la rimodulazione del piano di rientro, c'è una procedura della Corte dei Conti, quindi su questo non c'è proprio nessuna discussione. Adesso la nostra responsabilità non è solamente di non dilapidare il 1.300.000.000 che dalla finanza pubblica nazionale viene data al Comune di Napoli e non dilapidare questo patrimonio di nuova fiducia che le istituzioni nazionali hanno riversato non solo in questa amministrazione ma nella città che noi rappresentiamo e che rappresenta questo consesso. Quindi io sono molto contento e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti oggi, il dato politico che le mozioni sono state approvate all'unanimità, perché significa che c'è una piena consapevolezza da parte di questa istituzione, e noi abbiamo una grande responsabilità, che questo capitale fiduciario non vada dissipato. Questo perché è importante? Non solo perché ci consentirà di percorrere questa strada che è nell'interesse della città e dei cittadini, ma ci consentirà anche di avere il credito e la credibilità per avere ulteriori risorse e ulteriori investimenti sulla nostra città. Se noi dimostreremo, come sono convinto che faremo, che diciamo, questo atto di fiducia è stato un atto ben riposto, questo significherà una nuova stagione di investimenti nella nostra città e una nuova stagione di investimenti nel Mezzogiorno, perché Napoli rappresenta il Mezzogiorno. Noi questo ce lo dobbiamo sempre ricordare. Noi non solo abbiamo la responsabilità nei confronti del 1.000.000 di cittadini che abitano questa città, non solo nei confronti dei 3.000.000 di cittadini che stanno nella nostra area metropolitana, ma noi abbiamo la responsabilità nei confronti dei 20.000.000 di cittadini che stanno nel Mezzogiorno e il cui futuro dipende anche da come si comporta questa città, perché storicamente Napoli è stata sempre la capitale politica del Mezzogiorno e noi dobbiamo rivendicare questo ruolo, noi dobbiamo dimostrare che noi siamo, come terza città d'Italia, capaci di governare e gestire bene la cosa pubblica come si fa a Roma o si fa a Milano, perché non abbiamo niente di meno di quello che fanno le altre città. E questo aspetto è un aspetto molto importante, perché noi ovviamente ci possono essere le posizioni differenziate, c'è cioè un ruolo diverso tra la maggioranza e la minoranza. Io qua non uso il termine maggioranza e opposizione, perché noi il termine opposizione diciamo ha un altro significato. Noi oggi ci siamo comportati in quest'Aula come maggioranza e minoranza e questo è un dato politico molto importante. Dobbiamo onorare un patto con i nostri cittadini, io su questo sono molto d'accordo, che l'impegno nel miglioramento nei servizi, nel miglioramento della gestione della vita quotidiana è fondamentale per avere la fiducia dei nostri cittadini, ma dobbiamo onorare anche un patto col Paese, perché il Paese ci ha dato fiducia e noi dobbiamo onorare questo patto. Lo dobbiamo fare con delle azioni concrete. Il tema della riscossione è un tema di equità. Questo è stato ripetuto da varie persone. Non è accettabile che le tasse in questa città vengano pagate solamente dai soliti noti, che altrimenti sono i soliti fessi che pagano, mentre ci stanno quelli
quelli che poi godono dei servizi, criticano, parlano, ma poi non pagano mai. Quindi questa cosa è inaccettabile. E anche il dato che l'assessore Baretta, che io ringrazio perché, insomma, perché diciamo, non solo è venuto da Venezia a Napoli, ma si è calato perfettamente nello spirito della nostra città, quindi lo faremo cittadino onorario alla fine di questa avventura, perché si è calato perfettamente nello spirito della nostra città. Il dato che è emerso di come non ci sia una differenza territoriale nell'ambito del nostro comune sulla evasione contributiva e se l'elusione contributiva è un dato politico molto importante, perché non è vero che le tasse non si pagano a Scampia, le tasse non si pagano neanche a Chiaia, questo lo dobbiamo dire. Questo è un dato che ci deve far riflettere e ci deve dare responsabilità. Perché io posso anche accettare che chi si trova in condizioni di marginalità sociale ha difficoltà a per onorare i propri impegni con lo Stato, ma non posso accettare che chi ha la possibilità di farlo non lo faccia. Quindi qua c'è anche una presa di responsabilità da parte della città di essere, diciamo, come noi dobbiamo gestire come buoni padri di famiglia, i nostri cittadini debbono essere dei buoni membri di questa famiglia. E questo ovviamente è una responsabilità che noi dobbiamo trasferire a tutti i cittadini di Napoli. C'è il tema del patrimonio, che è un tema molto importante. Non facciamo numeri perché poi c'è un problema c'è una valutazione di capire quanto questi numeri corrispondono alla realtà, quanto è realmente il nostro patrimonio e soprattutto quanto realmente vale rispetto a quello che è scritto, diciamo, nei libri. Ma sicuramente il tema del patrimonio è un tema molto importante, ricordando che esiste un patrimonio di edilizia economico popolare dove abitano i nostri cittadini, che ha una valenza diversa, perché è un luogo dove abitano persone che debbono vivere con dignità. Per questo motivo il tema della manutenzione del patrimonio è un tema molto importante, ma anche il tema di una dismissione che vada nella direzione di quelli che sono i locatari e che possono diventare proprietari, anche quella è un'azione molto importante, perché questo significa trasformare degli inquilini in proprietari, dare una dignità a quelle persone e anche una maggiore responsabilità. Quindi anche questa operazione è un'operazione che va fatta. Il tema della rinegoziazione del debito è un tema molto importante. Noi già stiamo lavorando e devo dire ho trovato disponibilità dal sistema finanziario pubblico e privato nazionale di intervenire su una rinegoziazione del debito, perché è indubbio che noi paghiamo dei tassi troppo alti. Paghiamo dei tassi troppo alti perché sono anche conseguenza delle modalità con cui abbiamo fatto questi debiti, E quindi la necessità di una rinegoziazione del debito, di una ristrutturazione del debito, questa è una cosa su cui c'è già grande attenzione e stiamo già lavorando con i grandi gruppi nazionali per fare in modo che questo possa avvenire e significa anche questo un risparmio di interessi rispetto a quelle che sono le prospettive future. Ci sono tanti altri aspetti che noi dobbiamo mettere sul tavolo. Se noi riusciamo a far crescere l'economia di questa città, noi abbiamo decine e decine, se non centinaia di milioni di progetti fermi. Se noi riattiviamo la leva dell'investimento e la leva della spesa pubblica in città, questo significa anche far aumentare l'economia di questa città. Più economia significa più capacità impositiva, significa più risorse che entrano nelle casse del comune. È uno sforzo enorme perché noi dobbiamo ricostruire la macchina amministrativa, dobbiamo rimettere in piedi dei processi di efficientamento, dobbiamo lavorare in una direzione, lo dico spesso, di una città normale, che significa semplicemente che noi riusciamo a fare quelle cose che normalmente si fanno in una città, che ha una sua particolarità, un luogo dove noi dobbiamo essere sempre in grado di poter coniugare quello che è lo sviluppo con quello che è l'inclusione, perché noi non possiamo dimenticare che c'è un pezzo importante della nostra città che ha una sofferenza sociale, reale, che quindi questa parte della nostra città deve essere
aiutata, deve essere sostenuta non con logica assistenziale, ma con logica di capacità di comprensione di quelli che sono i problemi, di creazione di opportunità, perché questo significa lavorare sulla marginalità sociale, lavorare sui giovani, sui bambini, sulla dispersione scolastica, creare migliori servizi nelle tante periferie della città, perché questo è un modo per far crescere complessivamente il capitale sociale e il capitale democratico della città. Concludo con una considerazione di tipo politico, perché se da un lato noi chiaramente dobbiamo, io devo in questo, insomma, proprio in questa sede, ringraziare il Presidente del Consiglio Draghi, i ministri di questo governo, le forze politiche che ci hanno sostenuto, devo dire senza distinzione di maggioranza o minoranza, nel senso che noi abbiamo avuto da chi vuole bene alla nostra città, ce li siamo trovati tutti vicino. Poi non tutti vogliono bene alla nostra città e questo lo sappiamo, ma quelli che vogliono bene alla nostra città ce li siamo trovati vicino. Esiste anche un tema più generale, che è un tema anche di riequilibrio dei trasferimenti dal livello nazionale nei confronti delle città. Napoli è una città metropolitana, questo è un problema che non riguarda solamente Napoli. È chiaro che noi viviamo, i nostri trasferimenti sono dei trasferimenti che sono pro capite, cioè per testa di abitante. Una città come Napoli, ma questo è lo stesso problema che a Milano, io ne sto parlando con i sindaci, sia col sindaco Sala, col sindaco Gualtieri, che proprio oggi è intervenuto su questo tema. Le grandi città metropolitane soffrono un paradosso nel trasferimento, perché sui servizi di Napoli non gravano solamente i cittadini di Napoli, ma gravano centinaia di migliaia di persone che vengono dalla provincia, che ovviamente consumano la città, gravano sui servizi, e quindi di questo nei trasferimenti non si tiene conto. Oggi c'è una grande questione sulle città metropolitane, cioè le grandi città metropolitane debbono avere un meccanismo di trasferimento che tenga conto non solo dei loro abitanti, ma anche della loro funzione di erogazione dei servizi nei confronti della città metropolitana. Perché chiaramente questo significa più costo dei trasporti, significa più costo della gestione dell'igiene urbana, più costo della manutenzione delle strade, e quindi di questo se ne deve tener conto. Oggi nella ripartizione non si tiene conto di questo aspetto, che è un aspetto molto rilevante. Quindi ci rendiamo conto che deve nascere una nuova stagione anche di un protagonismo politico della nostra città, di un protagonismo politico della nostra città come grande città, come la più grande città del Mezzogiorno, che facendo leva su questo capitale fiduciario che abbiamo ottenuto e che ci è stato dato, può anche e deve anche ottenere nella negoziazione con i governi centrali che nei prossimi anni si alterneranno un maggiore riconoscimento dal punto di vista dei trasferimenti e degli investimenti. Questo è anche un impegno che noi dobbiamo prendere, perché questo ci consentirà di aprire una stagione nuova rispetto a una politica di investimenti nella città di cui noi abbiamo enormemente bisogno. E devo dire, i primi segnali di queste settimane di lavoro sono dei segnali positivi. Noi stiamo recuperando enormemente sui progetti del PNRR, dove devo dire purtroppo, non so per quale motivo, il Comune di Napoli non aveva presentato progetti. Questo vale anche per i progetti della ZES e tanti altri di cui si parla, cioè se uno non presenta i progetti non prende mai soldi, questa è una regola elementare. E quindi noi stiamo lavorando in maniera molto intensa, perché è chiaro che sedendoci ai tavoli della discussione nazionale con un certo peso, io credo che noi saremo in grado di ottenere quelle quote di investimento di cui la città ha bisogno. Questo significa investimento nelle scuole, investimento nei servizi, investimento nei trasporti, tutte questioni che poi impattano direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini. Io credo che c'è un lavoro molto grande che noi dobbiamo fare. L'impegno che prendo è che questo lavoro sarà un lavoro il più collegiale possibile. Noi cercheremo di coinvolgere al massimo il Consiglio Comunale in tutte le sue espressioni per poter condividere il percorso che noi faremo, che è un percorso fatto di responsabilità, fatto anche di una grande modernizzazione della macchina comunale, di cui c'è estremamente bisogno, perché senza un'amministrazione efficiente non si governa una città complicata come Napoli. E anche
Credo che questa è anche una stagione che si apre in cui veramente noi possiamo fare delle cose molto positive per la nostra città. Io mi auguro che poi la dialettica è nelle cose della politica, quindi non è che possiamo essere sempre tutti d'accordo su tutti gli argomenti, questo mi sembra naturale, anzi proprio dal dibattito, come è avvenuto in queste settimane, dal dibattito c'è un miglioramento di quelle che sono le proposte, i progetti che noi possiamo portare in campo. Io credo che noi riusciremo a firmare un accordo positivo per la nostra città con il governo nazionale, con una consapevolezza che questa è un'occasione che noi non possiamo mancare. È un'occasione molto importante. Quando il presidente Draghi giustamente mi ha detto: ma poi dobbiamo mettere questa clausola dell'ineleggibilità perché se non vengono rispettati i patti c'è il dissesto del comune, ho detto mi pare una soluzione giusta, perché è chiaro che ognuno di noi, io come quando mi sono candidato, ovviamente ho scommesso sul futuro di questa città, adesso che noi governiamo questa città, noi dobbiamo scommettere sul futuro di questa città, e per scommettere sul futuro della città ognuno deve rischiare la sua credibilità. Io ho messo in campo quello che potevo fare, lo abbiamo fatto insieme a tutta la Giunta e lo ringrazio tutti. Lo abbiamo fatto insieme alla città, insieme al Consiglio Comunale, insieme ai cittadini, quindi questa è la nostra occasione, questa occasione non la possiamo perdere, perché significa costruire una nuova capacità di spesa, una nuova qualità della vita, un nuovo futuro per questa città che merita molto di più di quello che ha avuto negli ultimi anni. Grazie. Grazie al sindaco Gaetano Manfredi, ringrazio il